Il sistema verbale latino è caratterizzato da quattro coniugazioni. La prima, che contiene i verbi che all'infinito escono in are, la seconda, dei verbi che escono in ere con e lunga, la terza, ere con e breve stavolta, e infine la quarta, dei verbi in ire. Uno dei concetti chiave fondamentali per apprendere il sistema verbale latino è il paradigma. Vediamo di cosa si tratta. Per capirlo meglio, consultiamo il vocabolario online della Treccani alla voce paradigma. Scopriamo che deriva dal greco paradigma, che significa esempio e modello. Che cos'è il paradigma, dunque? È l'enunciazione, leggiamo dalla voce, delle forme fondamentali di un verbo, cioè dei temi del presente, perfetto, supino, infinito, da cui derivano tutti gli altri tempi del verbo stesso. Che cosa significa tutto ciò? Per capirlo, facciamo una premessa fondamentale. Quando dovrò cercare una voce verbale nel dizionario di latino, non dovrò cercarla nella forma dell'infinito presente, come accade invece nel dizionario di italiano, perché la voce verbale latina è registrata in modo diverso, è registrata nel modo che segue. Prendiamo il verbo classico, un verbo più semplice, laudo, laudare. Non troveremo all'inizio laudare, bensì le forme del presente indicativo attivo, laudo, io lodo, laudas, tu lodi. Ma non finisce qui, perché a queste forme segue un'altra forma, che è quella del perfetto, prima persona singolare del perfetto. Che cos'è il perfetto? È un tempo dell'indicativo che corrisponde più o meno al nostro passato remoto e in taluni casi anche al passato prossimo. Questa terza forma verbale è seguita da una quarta, che è il cosiddetto supino. Scopriremo in futuro che cosa significa questa denominazione. Da questa forma verbale, che è la quarta del paradigma, si formano altre voci, altre forme, come quella del participio perfetto. L'ultima voce verbale del paradigma è l'infinito presente, laudare. Beh, che cos'è in parole povere un paradigma? Non è altro che uno schema base, appunto un modello, che riunisce le forme fondamentali di un verbo che servono per formare tutti i tempi e tutti i modi di quel verbo. È uno schema di riferimento che contiene le voci verbali fondamentali che servono per formare tutti i tempi e tutti i modi. Se consideriamo le quattro coniugazioni del sistema verbale latino, avremo, diciamo così, quattro paradigmi fondamentali. Laudo, laudas, io lodo, tu lodi, seguita voci verbali seguite dal quelle del perfetto, laudavi, io lodato, io lodai, il supino e infine l'infinito presente, laudare, prima coniugazione. Lo stesso schema si ripete per la seconda coniugazione, moneo, monere, moneo, mones, io avverto, tu avverti, seguita voci verbali seguite dalla forma del perfetto, prima persona singolare, monui, io ho avvertito o io avvertii, monitum e infine monere con la e lunga, seconda coniugazione. Stesso schema per lego, leggere, terza coniugazione, lego legis, io leggo, tu leggi, seguito dalla forma del perfetto, io lessi, io ho letto. Notate la e lunga del perfetto, che si contrappone invece alla e breve del presente, e in questo caso la e lunga segnala una differenza di tipo temporale. La forma del perfetto è seguita dalla forma del supino, lectum, e poi l'infinito presente, leggere con la e breve.
La quarta coniugazione non fa eccezione. Audio, audis, io ascolto, tu ascolti, seguito dalla forma del perfetto. Audivi, io ho ascoltato, io ascoltai, seguita dal supino. Auditum e infine l'infinito, audire, presente. Quarta coniugazione. Esiste una coniugazione anomala, detta coniugazione mista o coniugazione dei verbi in io. Vediamo di che cosa si tratta e quali sono le differenze fondamentali rispetto alle coniugazioni regolari. Rivediamo insieme le quattro coniugazioni. Laudo, laudare, prima coniugazione. Moneo, monere, seconda coniugazione. Lego, leggere, terza coniugazione. Audio, audire, quarta coniugazione. A questo punto faremo vedere tra poco il paradigma del verbo capio. Noteremo subito una differenza che è stata evidenziata in verde. Di che differenza si tratta e perché capio appartiene alla coniugazione mista? Come si vede dalla sezione evidenziata, questo verbo presenta la prima persona singolare dell'indicativo presente in io, capio. Se noi guardiamo il paradigma di audio, da un capio ci aspetteremmo un infinito capire. Invece scopriamo che l'infinito presente è capere. Quindi che cosa succede con questi verbi? Se consultiamo il manuale a pagina 94 scopriamo il mistero. I verbi a coniugazione mista sono misti perché la terminazione della prima persona dell'indicativo presente è io, come nei verbi della quarta, mentre la terminazione dell'infinito presente è ere, come con la ebreve, come nei verbi della terza. Quali sono i verbi in io a coniugazione mista a più alta frequenza, cioè quelli che ricorrono di più? Sono pochi, sono invece numerosi i loro composti. Vediamoli. Capio, capere, prendere, catturare e tutti i suoi composti. Cupio, cupere, desiderare. Facio, facere e tutti i suoi composti. Fugio, fuggere, fuggire. Iacio, iacere, scagliare, gettare. Rapio, rapere.